Siamo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, la situazione non c'è bisogno che ve la dico io, guardate qua com'è la situazione dentro l'ospedale. Quello che succede però dentro i padiglioni magari non lo sapete, ve lo dico io. Il reparto di ostetricia e ginecologia non ha il primario. Il risultato è che adesso mancano dei medici, i medici li andranno a cercare in cooperative di altre regioni, che manderanno, cooperative private, che manderanno dei medici magari anche che arrivano da altri paesi. Manca anche il primario di pediatria. Intanto l'ospedale Felettino, che doveva essere inaugurato tra 2 mesi, è ancora a un ammasso di macerie. Ecco, questa è la situazione della sanità alla Spezia. Questo, quello che porta la gente a curarsi per malattie cardiache, per tumori, anche per andare a partorire, va in altre regioni con un esborso da parte della Regione Liguria di 50 milioni l'anno. Questa è la parte negativa. Ora vi racconto quella invece positiva, cioè quello che vorremmo fare noi: una sanità che arriva a casa delle persone. Ci sarà la telemedicina per le cose più lievi, che farà in modo che le persone possano andare e possano ricevere il medico a casa loro attraverso appunto la telemedicina. Poi ci saranno degli ambulatori e delle case della salute che porteranno medicina vicinissimo a casa vostra, una sanità di prossimità. Noi non vi lasceremo soli. Ambulatori, case della salute, dove voi potrete trovare medici generici e specialisti. E poi, quando lo richiederà, soltanto quando lo richiederanno le vostre condizioni di salute, andrete in ospedali che saranno dei centri di eccellenza e non saranno ridotti così. La gente di La Spezia potrà farsi curare La Spezia, quella di Imperia resterà nella sua zona. Questo è importante, noi porteremo la sanità e la salute a casa vostra.